Ciao amici Nexus Lab, sono Alessandro. Oggi vi presento una video prova piuttosto particolare. Abbiamo qua davanti 5 chip NFC da programmare. Noi ce li abbiamo in versione stickers, da programmare e da utilizzare con il nostro Galaxy Nexus. Adesso abbiamo il Galaxy Nexus, ma potremmo utilizzare qualsiasi altro terminale NFC in nostro possesso. Andiamo a sbloccare il device, e andiamo a capire come funzionano questi chip. Allora, naturalmente la tecnologia NFC può essere usata con interfacce tipo S-BIM per lo scambio diretto di contatti o informazioni. Ma può essere utilizzato anche per i pagamenti oppure anche, come in questo caso, per altre operazioni un po' più complesse e intricate. Noi usiamo NFC Task Lancer, che è un programma gratuito che trovate nel Google Play Store, che può gestire appunto questi chip. Ora cosa facciamo? Prendiamo uno dei nostri chip, vi faccio vedere la struttura. Li abbiamo acquistati 6-9 euro più o meno. Come potete vedere dietro hanno il circuito. Ok, sono molto delicati. Mi è capitato di piegarne uno e purtroppo il sesto non funziona più. Ok, andiamo Android, nuovo tag. Queste sono le operazioni che ci consente questa applicazione. Ne trovate altre, ma questa secondo me è la più completa. Andiamo ad impostare, possiamo impostare un messaggio, un indirizzo web, una nuova attività, un nuovo profilo, cioè multi attività continue, formattare il tag, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso proviamo semplicemente a inserire un messaggio. Ciao da Nexus Lab. Scrivi testo sul tag. Possiamo anche scrivere più tag nel medesimo chip, ma adesso facciamo una cosa più semplice. Per fare scrivere questo testo sul chip ci basta avvicinarlo come suggerito dall'applicazione. Tag scritto. Ora, noi abbiamo l'applicazione installata sul nostro telefono. Andiamo semplicemente a trovarci questo chip a casa, attaccato da qualche parte in macchina, in ufficio, e andiamo ad appoggiare il telefono. Come potete vedere, lui ci risponde: ciao da Nexus Lab. Possiamo anche riprogrammare questi chip, oppure possiamo fare in modo che diventino chip definitivi, ovvero non più riprogrammabili. Andiamo a cancellarlo. Ok, tag formattato. Adesso il tag è di nuovo vuoto. Proviamo ad andare a fare cose un po' più complicate. Vi risparmio il nuovo URL e la nuova vCard, ma andiamo per esempio ad impostare un'azione che io utilizzo spesso, è attaccare il mio chip NFC in macchina per programmare vari luoghi dove andare a navigare con il navigatore. Magari tale giornata ho fretta, devo andare a Milano a un evento, cosa che mi è capitata la settimana scorsa. Ho programmato il tag un giorno prima senza fare assolutamente niente. Appoggio il telefono sulla sua dock dove è appoggiato il chip NFC a cui aveva associato questa azione. Applicazione scorciatoie, navigazione, guidando, trasporti pubblici o camminando. Io gli imposto un esempio molto stupido, Milano. Possiamo aggiungere anche altre azioni. Io per adesso ne metto una. Successivo. Includi nome nel tag, così memorizza anche il nome. Tocchiamo il tag. Tag scritto. Io arrivo in macchina, ho fretta, salgo in macchina, metto il cellulare nella dock ed ecco che parte. Tutto assolutamente in automatico. Ok,
Altra invece applicazione molto utile, fatemi chiudere solo il navigatore, se no questa ci parla per tutta la videoprova. Ok, togliamo questo, non ho voglia di formattarlo. Abbiamo una cartina geografica, non so, pensate che il nostro tappetino di Nexus Lab sia l'Italia. Qua abbiamo Torino, qua abbiamo Venezia, qua abbiamo Roma, qua abbiamo Catania. Arriva un turista, trova questo cartellone pubblicitario su una mappa per le indicazioni dell'Italia o di una città, o per esempio un esempio un po' più utile, va a Roma, abbiamo tutti i musei e i vari monumenti, vuole sapere cos'è e come si arriva a quel monumento. Noi associamo per esempio questo, facciamo finta che sia il Colosseo, NFC, nuovo tag, associamo sia un messaggio, per esempio Colosseo, più tutta la descrizione che vi risparmio. Ok, tocchiamo il tag. Ok, noi però possiamo andare anche a dirgli qualcos'altro sto tag. Applicazione scorciatoie, navigazione verso Colosseo, Roma. Ok, successivo, ha scritto anche questo. Naturalmente abbiamo una quota di azioni di bytes scrivibili in un determinato tag. Andiamo a avvicinare il nostro telefono, in cui abbiamo la cartina, lui ci apre Maps, ci naviga verso il Colosseo, in automatico, e in più ci dovrebbe dare anche l'indicazione della, scusate il telefono, l'indicazione della, del monumento. Ok, purtroppo non ce la date, forse l'ha scritto male. Riproviamo, vi assicuro, forse dovevamo aggiungerla direttamente qua. Sì, esatto, però vi faccio vedere nel mentre che ci siamo altre operazioni possibili. Abbiamo sia operazioni da fare tramite unicamente root, oppure cose che non necessitano di nessuna operazione. Purtroppo limite di questi chip NFC, limite forse anche autoimposto, è che per essere attivata l'applicazione bisogna almeno sbloccare così il device. Non bisogna avere l'applicazione aperta, lei va in background, però bisogna che il dispositivo sia almeno sbloccato lo schermo. Forse è una questione più di sicurezza che un limite non voluto. Possiamo anche, pensate, abbiamo il check-in, noi mettiamo il nostro chip NFC nel nostro negozio, nel nostro locale, la gente passa e fa automaticamente il check-in. Unico limite di questa tecnologia qual è? Nel mentre vi scorro le funzioni, naturalmente potete scaricare l'applicazione anche senza avere il chip. Unico limite è che non abbiamo uno standard, quindi se noi abbiamo tutti questa applicazione installata, ok, funziona, passiamo il cellulare là sopra e si fa l'azione. Abbiamo un'altra applicazione installata? Beh, non funziona. Abbiamo un altro tipo di smartphone, un altro tipo di smartphone che non supporta tale chip, anche se ormai sono quasi tutti universali, non funziona. E quello il brutto, non abbiamo ancora uno standard affermato per l'NFC. La tecnologia funziona, è matura, i pagamenti iniziano già a Milano, abbiamo già potuto vedere che ci sono i POS abilitati, purtroppo ci sono ancora dei limiti di giovinezza. Molto comodo alcune altre operazioni, per esempio io arrivo in ufficio, voglio impostare uno stato
particolare del mio telefono, magari disconnetti wifi, disattiva bluetooth, modalità aereo e l'autosync tutto insieme in un unico tag, io posso unicamente facendo così, senza fare tutte le operazioni. E diciamo una cosa per pigri, però una cosa per pigri che ci migliora in certi casi la vita. Naturalmente dovete stare attenti a non rovinarli, sono molto delicati, costano abbastanza poco, però è una possibilità in più per personalizzare, per utilizzare appunto questa features che abbiamo nei nostri cellulari Android, ma che viene poco pubblicizzata, soprattutto in Italia. Spero di esservi stato utile, un saluto da Alessandro per Nexus Live.